Allora, non ci rimane altro che dire giù il cappello davanti al campione del mondo. Ciccio Graziani, due gol importantissimi in una partita delicatissima che la Roma ha vinto, che doveva vincere per salvare il campionato e salvare la sua stagione. Sì, eravamo in una situazione un po' di emergenza e pensavamo di trovare delle difficoltà superiori, poi invece in campo tutti hanno dato il massimo, tutti hanno lottato e sinceramente questa squadra oggi ha meritato. Certo, per me è stata una giornata un po' particolare perché ho avuto la soddisfazione anche di fare due gol, era tanto che non mi capitava più. Dopo gli scappellamenti d'obbligo, la cronaca di una partita bizzarra ma vibrante. Assenti gli squalificati Boniek, Pruzzo, Bonetti e Giannini, costretto alla resa anche Bruno Conti dopo una manciata di minuti, i cosiddetti panchinari della Roma surclassano l'Inter nel primo tempo, sciupano addirittura due rigori e soffrono nell'ultima mezz'ora. Prima le scariche a salve, coi tentativi di Ancelotti da una parte e di Altobelli dall'altra. Poi si comincia a fare sul serio. Al 19° Mandorlini a terra in area Graziani. L'arbitro Redini indica per la prima volta il dischetto, ma Cerezo dimostra che gli 11 metri non sono la sua distanza preferita. La squadra di Eriksson insiste, per nulla smontata dall'errore del suo centrocampista, e passa in vantaggio 3 minuti più tardi. Il colpo di testa di Righetti termina sulla traversa, ma Graziani sfoggia i riflessi di un ragazzino e batte Zenga. 1-0 con i nerazzurri completamente assenti. Al 32° il raddoppio, stesso autore, medesimo copione. Ciccio Graziani deve essersi accattivato i legni della porta, se è vero che piomba a deviare in rete un tiro vellutato di Cerezo respinto dal palo. Per l'indomabile attaccante romanista, una doppietta che vale più di un elisir anti-invecchiamento. Ancora un'occasione per parte. Al 36° i due migliori in campo a confronto. Il giovane Minaudo respinge sulla linea un tiro da fuori dello staccanovista Ancelotti, in versione come ti prenoto il Mundial. I nerazzurri hanno la loro ghiotta chance a 2 minuti dallo scadere. Altobelli trova Tancredi sulla sua strada. Sembra che la ripresa debba ricalcare gli schemi del primo tempo. Al 5° impatto fra Bergomi e l'ottimo Gerolin. Altro calcio di rigore e nuovo errore di Tonino Cerezo. La curva sud lo perdona ed incoraggia. In fondo sta disputando una buona gara. Lui, orgoglioso, vorrebbe sprofondare e si danna per contenere il ritorno interista, agevolato anche dall'uscita di Oddi infortunato. Gli uomini di corso cambiano pelle e dimezzano lo scarto con Rummenigge, che corregge di testa un suggerimento di Fan subentrato a Bredi. La mancanza di 6 titolari si fa ora sentire nella Roma, che ha il fiatone dopo il pressing micidiale e il gran correre del primo tempo. Un tiro cross di Rummenigge procura un brivido a Tancredi, salvato dal palo esterno. Poi il legno della porta giallorossa, sfiorato delicatamente in precedenza, viene scosso con violenza da questo siluro di Baresi. Dal possibile pareggio al 3-1 definitivo. Sul capovolgimento di fronte, Gerolin corona la sua splendida giornata. La Roma non perde contatto dalla Juventus. Kalainz Rummenigge, 13 gol raggiunto Pruzzo in testa alla classifica dei cannonieri, una piccola soddisfazione, sebbene l'Inter e la Roma abbia perso 3-1. È veramente una piccola soddisfazione, ma come lei ha già detto, abbiamo perso magari il risultato giusto, perché primo tempo abbiamo sbagliato troppo, secondo tempo siamo riusciti a giocare abbastanza bene, ma purtroppo non abbiamo più fatto un risultato positivo. Allora Eriksson, oggi c'è stata la prova che qualche volta è più importante la macchina del pilota, visto e considerato che la squadra ha sopperito benissimo all'assenza importante. No, io sono molto contento oggi perché ho visto una bella Roma, una grande Roma. Dopo la partita non si può dire che è mancato nessuno oggi. Questo significa che la Roma ha una grande panchina. Sono contento. Che cosa ha provato nel momento di essere in vantaggio 2-1 le due traverse dell'Inter? Ha pensato che il calcio è cattivo e crudele oppure... Sarebbe stato brutto se abbiamo perso un punto oggi, perché non era giusto, ma il calcio è così purtroppo. Noi abbiamo sbagliato occasione, poi abbiamo sbagliato 2 rigori, forse un po' troppo contro una squadra come l'Inter.